tre riflessioni estemporanee sul tema economia, diritto, giustizia, guardando fuori di casa nostra, due guardando fuori di casa nostra e altre due guardando dentro casa nostra. Io da un po' di tempo faccio penale e mi domando, ma è il caso che domandiamo se ha ancora senso, o meglio, qual è il senso oggi che un reato con tre imputati possa avere tre riti diversi, con due o tre serie di giudici diversi, prove diverse che però a un certo punto si intersecano, per cui chi fa il giudice d'appello in abbreviato o il giudice di Cassazione sull'appello dell'abbreviato sa che quando le sommarie informazioni testimoniali sono diventati esame del test al dibattimento e qualcosa è sicuramente cambiato, si fa fuoco e fiamme per cercare di far rientrare nell'abbreviato quello che è successo nel dibattimento, e naturalmente la giurisprudenza si perde un po' sulla soluzione. E poi la revisione, e poi si parlava prima di fiducia. Noi già sappiamo che avere decisioni omogenee pare sempre più difficile, anzi forse sarebbe bello che per prima l'Associazione Magistrati in modo molto sereno si ponesse il problema fino a che punto è fisiologia e fino a che punto è segno che comincia a esserci qualcosa che non va nel fatto che pare che quasi tutti i processi impegnativi non abbiano decisioni conformi. E hai un bel dire, noi sappiamo che è fisiologico, ma hai un bel pretendere che la gente, la fiducia della gente nei giudici si consolidi quando pressoché sistematicamente la statistica giudiziaria dice che le decisioni cambiano. Allora interrogarci sulle ragioni di questi cambiamenti, però volevo rimanere ai tre riti per tre imputati. Allora la domanda è: diritti, economia, giustizia, non è forse il caso che poniamo una riflessione su un ripensamento di se non sia possibile trovare un equilibrio diverso tra il diritto dell'imputato anche in termini sanzionatori e l'interesse pubblico, l'aspetto anche economico, ma economico-patrimoniale, ma anche economico in termini di rischi per la fiducia, per questa moltiplicazione di giudizi. Tra l'altro, anche quando si dice che il rito alternativo è giusto che ci sia la riduzione di pena perché il costo per la struttura è inferiore, sì, lo possiamo dire quando c'è un imputato, ma quando ci sono più imputati questo discorso in termini economici regge poco. Il legislatore, quello che è successo col 73 quinto comma è stato folle. E vedete, mentre nel giudizio di merito ci si è potuti adeguare, in Cassazione è stato un disastro. Perché? Perché noi eravamo pieni di ricorsi contro sentenze di 73 quinto comma con motivi tutti inammissibili e quindi fascicoli assegnati alla settima sezione, in ruolo alla settima sezione,
a seguito anche degli orientamenti delle sezioni unite, è tornato tutto in gioco, tutto annullato, tutto ricominciato per fare poi altri giudizi. E lo scherzo del doppio intervento legislativo, per cui quel ritocchino ancora di 6 mesi, ha ulteriormente creato problemi. Però aspetto significativo, perché è bene sapere che oggi chi vuol fare ricorso in Cassazione per allontanare il giudicato conviene che faccia il ricorso senza motivi, perché così è sicuro che vada in settima sezione e così è sicuro che ci vogliono almeno 7, 8, 9 mesi prima della sentenza, mentre se fa un ricorso serio va alle sezioni ordinarie e viene definito in tempi contenuti. Anche le modifiche che il disegno di legge approvato alla Camera introduce sul punto non sono particolarmente efficaci, perché in realtà sono efficaci solo per i patteggiamenti, che rappresentano una percentuale importante ma non determinante dei ricorsi inammissibili. Perché tutti abbiano un'idea, l'anno scorso su 55.000 ricorsi arrivati, ma quest'anno abbiamo già il segnale che riusciremo a superare questa cifra, 23.000 erano inammissibili di settima, poi ce n'erano altri 10.000 dichiarati inammissibili nelle sezioni. E questo è efficienza, costo, senso della giustizia. Interrogarsi su che cos'è il diritto di difesa, riconoscerlo nella massima estensione, prevedere anche delle misure che possano riportare razionalità al sistema. In realtà si sconta e si vede anche nelle modifiche introdotte da questo disegno di legge che quello che manca è la fiducia nel giudice, perché io ho fatto lo spoglio per più di un anno e mi sono reso conto che tante volte tu dovresti essere autorizzato ad avere la finestra aperta, leggere e buttare il fascicolo della finestra. Non si può, bisogna mandarlo in settima, bisogna fissare udienza, bisogna notificarlo 30 giorni prima, bisogna fare l'ordinanza e con l'ordinanza intestata Corte Suprema di Cassazione, io non metto Suprema, comunque non cambia, Corte di Cassazione, si dice oibò. Non c'erano i motivi, il ricorso è inammissibile. E certi ricorsi, ecco. Però io sono convinto che l'autorizzazione a buttare come magistrato monocratico il fascicolo dalla finestra non te la danno, non per i problemi delle modalità di smaltimento del rifiuto, ma perché non si fidano del fatto che tu forse stai violando i diritti, non sei in grado di gestire i diritti. Le ultime due cose velocemente. Veniamo a noi, i maxi processi, le maxi ordinanze cautelari, anzi, le maxi richieste, le maxi comunicazioni di notizie di reato, le maxi richieste di misura cautelare, le maxi ordinanze cautelare e le un po' meno maxi, ma sempre consistenze, ordinanze del Tribunale del Riesame. E a volte parlo da giudice e devo dire che anche in questo l'esperienza di Cassazione è molto formativa, perché vedi sistematicamente le cose alla fine e quindi hai un approccio che ti consente di vedere l'iter che c'è stato e di cogliere le caratteristiche. E, beh, devo dire, soprattutto per il lavoro di Cassazione sul cautelare, ma non solo, che tante volte ti domandi se qual è la logica
del maxi, della, non della maxi inchiesta, del mandare tutti insieme. Perché quando ti ritrovi certi processi dove, per esempio, si procede nei confronti di più imputati per associazione a delinquere diverse che non hanno nulla a che fare tra loro, e ti domandi se era proprio il caso di andare insieme. Non parliamo quando i maxi processi sono per reati contro la pubblica amministrazione, dove arrivare alla fine, o turbative d'asta, cose del genere, dove arrivare a un giudicato che non sia falcidiato dalle prescrizioni è praticamente impossibile. Io appartengo a quel gruppo, a quella parte di magistrati che pensano che se uno è accusato di aver commesso 50 rapine, lo si porta a giudizio per una, quella dove ci sono le prove certe, il suo Kalashnikov lo si valuta nella sua autonomia, lo si condanna alla pena adeguata e poi con calma si fa il resto, non trascinando nella sorte del reato con prova certa i reati con prova che va discussa. Che c'entra? C'entra nel senso che molte volte le nostre scarse risorse le gestiamo noi e dipende da noi come gestirle. Il nostro tempo è quello che è, le nostre possibilità sono quelle che sono. A volte hai l'impressione che ci siano scelte, strategie. Io spero che i colleghi pubblici ministeri non si arrabbiano, però non si arrabbino. Voglio bene ai pubblici ministeri, come voglio bene ai difensori e ai colleghi giudici. Però se tante volte chi agisce, chi fa le scelte, tenesse conto di dove si va a parare alla fine, credo che se si può andare a parare, credo che insomma, faremmo davvero un passo avanti, anche in termini poi di credibilità. L'ultimissima cosa, e ho chiuso. Ecco, prima il Presidente Canzio riaccennava a quell'aspetto importante, potere del giudice, responsabilità del giudice. Mettiamoci insieme, potere del pubblico ministero, responsabilità del pubblico ministero, del GIP. Vi sarete accorti che per molta parte della stampa italiana è ancora il pubblico ministero che emette le misure. Ecco, responsabilità non significa, come a volte sembra di percepire o come a volte qualcuno ha il timore, non significa che si fa attenzione alla qualità del soggetto interessato volta per volta. Per cui con il potente si sta più attenti, si è più responsabili, oppure si usano dei criteri, come dire, più rigorosi e con altri no. Ovviamente magari i problemi che trovi nel processo col potente possono essere utili per farti capire che ci sono delle tematiche, dei metodi che vanno rivisti, dei criteri di valutazione che rispetto a prassi consolidati possono andare rivisti, ma questo ovviamente vale per tutti. Ma la responsabilità che noi dobbiamo avere, e anche questa ha un risvolto immediato in termini di economia, non solo patrimoniale, ma anche in termini di fiducia, è quella di avere la capacità di cogliere quando una situazione è una situazione che non si è cristallizzata e soprattutto che non si è cristallizzata in termini di ragionevole certezza, ma è una situazione dinamica, è una situazione suscettibile di ragionevoli apprezzamenti diversi, cioè c'è la possibilità che finisca in modo diverso rispetto a quello che è presupposto
dall'esercizio dell'azione penale, dall'adozione della misura cautelare e così via. Ecco, io credo che responsabilità in questo caso di tutti quelli che intervengono in procedimenti del genere sia quella di attivarsi perché i tempi siano celeri. La capacità di capire quando una situazione è suscettibile di ragionevoli, è ragionevolmente suscettibile di modifiche, non può avere dei tempi morti. Grazie.